portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Amici di Verde di Rabbia, bentrovati dalla vostra Antonella. Ormai andiamo incontro all'autunno e quindi aumenterà il rischio di pioggia, il che è un bene visto il caldo torrido dei mesi scorsi. Noi sappiamo che i baresi si chiudono in casa non appena cadono due gocce di pioggia. Questo però non accade per una certa categoria di baresi, cioè i quattro zampe ospiti del canile comunale Il Mio Abbaio Libero, alla zona industriale. Dal 2018 la struttura è gestita dall'associazione Nati per Amarti Onlus, attiva a Bari da oltre 20 anni e che dal 2016 gestisce già il canile sanitario attivo. In questi anni sono stati centinaia i cani adottati, tutti con regolare procedura di preaffido e verifica dell'idoneità degli adottanti. Quelli che purtroppo rimangono ancora nei box in attesa di una famiglia, per quanto ben curati dai volontari, subiscono un altro grande disagio. Quando piove, i box si allagano. Potete vedere dalle immagini, ogni volta che piove i cani si ritrovano con le zampe completamente immerse nell'acqua, poiché ci sono dei problemi di infiltrazioni nel tetto e in alcuni box le coperture mancano del tutto. Questo è un rischio prima di tutto per la loro salute, ma anche una doppia fatica per i volontari che sono costretti ogni volta a ripulire nuovamente i box dal fango. Tempo fa furono fatti degli interventi di manutenzione al tetto, ma non sono stati risolutivi. Questa situazione va avanti ormai da circa 4 anni e più volte i volontari l'hanno denunciata chiedendo un intervento definitivo. Negli anni i volontari hanno cercato di tamponare la situazione facendo degli interventi in maniera autonoma, ma ovviamente ciò non può andare avanti in questo modo. Abbiamo chiesto spiegazioni all'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, il quale ci ha detto che il comune sta aspettando l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di manutenzione e l'auspicio dell'amministrazione che ciò avvenga entro l'anno. È necessaria infatti una completa nuova impermeabilizzazione del tetto. Noi ovviamente torneremo a controllare, sperando che quest'inverno i cani non debbano subire nuovamente questa situazione. Dopo 4 anni è decisamente il tempo di risolverla definitivamente. Verde di rabbia. Amici Verdi di Rabbia, oggi vi parlo da un luogo che poco più di un anno fa neanche esisteva. Siamo in Piazza Redentore. Per chi come me è nato e cresciuto qua dietro, pensare che fosse possibile una piazza qui, dove prima c'era un incrocio che era anche molto trafficato, era fantascienza. Invece oggi qui c'è uno spazio dove ogni giorno
bambini, genitori, grandi, adulti, piccoli, giovani, si incontrano, condividono lo spazio, condividono lo tempo, giocano. Ecco, questo è un qualcosa che è veramente importante per questa comunità. Soprattutto, lo so, può sembrare scontato, soprattutto però per noi in un quartiere dove abbiamo pochissime piazze e ancora meno spazi verdi. Beh, purtroppo però c'è chi non riconosce il valore di questo spazio e anzi lo calpesta. Secondo me sul bianco il blu così ci azzecca poco. Purtroppo non era d'accordo il vandalo che è passato di qua con questa bomboletta, pensando di lasciare chissà quale segno di rilevanza artistica. Invece di base ha lasciato solamente scarabocchi. La street art è una cosa seria, questa non è arte ovviamente, questo è solamente degrado, è una forma di mancanza di rispetto verso un luogo pubblico. Purtroppo questo graffito, insieme ad altri che ci sono nella piazza, sono soltanto alcuni dei tanti piccoli atti vandalici che ci sono stati qui. Altri sono stati un po' più esplosivi. Proprio per raccontarvi un aneddoto tanti, un po' più scoppiettante, beh, proprio la sera di Capodanno, tornando a casa, passando da questa piazza, trovai uno di questi vari cestini che ci sono nella piazza completamente fatto esplodere. Quel cestino poi è stato sostituito, però chiaramente questo è uno dei tanti piccoli atti di inciviltà e ingratitudine verso questa piazza che ci vengono continuamente segnalati. Quel cestino è stato poi sostituito dall'AMIU, la stessa AMIU che tutti i giorni si occupa di mantenere pulita la piazza con delle attività di spazzamento quotidiane e dopo le nostre segnalazioni anche attraverso una pulizia straordinaria che c'è stata della piazza, perché purtroppo ci segnalano continuamente un'abbondanza di rifiuti abbandonati per terra, nelle uole, eppure i cestini qui non mancano. Noi abbiamo riportato tutte queste piccole segnalazioni all'amministrazione centrale, che le ha prese in carico, e vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Ma amici Verdi di Rabbia e soprattutto amici del quartiere, questa piazza ha dato tanto alle persone che vivono qui, soprattutto ai tanti bambini che ogni giorno invadono queste giostrine. Per questo rispettiamola, trattiamola con cura, anche perché non dobbiamo dare per scontato di avere della bellezza dove prima c'erano solo delle auto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Purtroppo qui Piazza Redentore neanche la statua della Madonna è stata risparmiata, infatti come potete vedere è stata danneggiata sulla mano. In realtà, fra tutti i vari problemi della piazza, questo è quello che dietro non ha una volontà di danneggiare. Vedete, parlando con i salesiani dell'Istituto Redentore ci hanno spiegato che si è trattato semplicemente della pallonata di un bambino in un giorno in cui, visto che l'oratorio era chiuso, i bambini stavano giocando in questo spazio, quindi è stato semplicemente uno spiacevole incidente. Beh, nonostante questo spiacevole incidente, però i salesiani hanno comunque confermato la loro volontà di tenere questo spazio unito con quello della piazza. Prima qui c'era una divisione, c'era un cancello. Beh, hanno confermato la loro volontà di non tenere nessuna divisione e tenere questo spazio unito nonostante questi piccoli rischi che si corrono. Questa è una cosa importante perché questo tema è stato di grande dibattito qui nel quartiere e nella zona.
verde di rabbia. Bene cari amici di Verde di Rabbia, oggi assieme parliamo di organico, per l'esattezza di rifiuti organici. Ci sono una serie di regole da osservare, voi potreste dire ma perché ci sono delle regole da osservare per quanto riguarda l'umido e l'organico? Sì, ci sono e adesso le vediamo assieme. Venite con me, seguitemi. Prima cosa, che cosa gettare all'interno del bidone marrone, quello dell'organico? Qui non vi potete assolutamente sbagliare, perché è semplicissimo. Tutti gli scarti alimentari hanno un loro preciso conferimento, per l'appunto il bidone marrone, quello dell'organico. Quindi pasta, pane, frutta, verdura, gusci d'uovo, frutti di mare, la carne, il pesce, i fondi del caffè. Seconda cosa importantissima da sapere, ci sono anche una serie di prodotti, una serie di rifiuti che sono insospettabili ma che vanno comunque gettati all'interno dell'organico. Per esempio il cartone della pizza o i fazzoletti ancora molto sporchi, i fiori, le piante, i tappi di sughero, ma anche per esempio i residui del tè, no? Per esempio le bustine che avanzano del tè. Terza cosa, terza regola, quando poter buttare l'organico? Beh, in questo caso esattamente come la carta, la plastica e il vetro, l'umido lo potete gettare ogni ora della giornata e ogni giorno della settimana. Tuttavia sarebbe opportuno gettarlo nelle ore tarde pomeridiane, tarda serata, per evitare i cattivi odori nel momento in cui la giornata, così diciamo per modo di dire, si fa più fresca, per evitare i cattivi odori. Ultimissima raccomandazione, la chiave. Ebbene sì, il bidone dell'organico, il bidone dell'umido, quello marrone, è l'unico bidone in città che ha la sua chiave. Perché? Perché va tenuto chiuso, proprio per evitare che venga attaccato da formiche, da blatte, da topi, e tutto questo potrebbe rendere decisamente, terribilmente disgustosa tutta quanta l'area dei cassonetti. Se qualora doveste non aveste la chiave perché accidentalmente non consegnata o perduta, potete tranquillamente recuperarla gratis, gratuitamente, in una qualsiasi oasi ecologica della nostra città, come quella in via Napoli o in via Martin Luther King. Bene, cari amici di Verde di Rabbia, non ci resta che salutarci e darci l'appuntamento al prossimo servizio. Un abbraccio dal vostro Andrea Stano. Portiamo il verde in mezzo alla gente, immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.